Grande. Ok, allora cercherò di guardare da tutte e due le parti, ma la cosa più importante è che sono riuscita. Adesso devo solo riuscire a porca di quella merda. Devo riuscire a vedere le vostre domande. Ce la posso fare, ragazzi, ce la posso fare. Ok, allora. Quanti siete? E intanto se avete delle domande cominciate a farmele, che così almeno posso cominciare già a rispondervi. Va bene, in ogni caso, allora fatemi un attimo vedere se riesco. Cioè, praticamente YouTube mi ha bloccato il computer fondamentalmente. Ora non riesco più a vedere un tubo. Ah no, ok, ce l'ho fatta. Allora, ragazzi, innanzitutto oggi vi ho girato un video che secondo me è una figata perché vi parla degli errori più comuni che si possono fare. Non ci crederete, ovviamente c'è il mio cane lì fuori, non ci crederete quanti cavolo di errori si fanno nonostante si parli di digiuno, che uno dice, vabbè, ma come fai a sbagliare durante il digiuno? Non devi mangiare? E invece, allora, partiamo subito con la prima domanda. Si può fare il digiuno in allattamento e gravidanza? Ti consiglierei di no, per un semplice motivo. Quando sei incinta e quando stai allattando, hai veramente bisogno di essere al 100% e soprattutto di non avere nessun tipo di squilibrio. Il digiuno intermittente di base non crea grandi squilibri, però se hai visto gli altri video che ho messo, dicevo che ci sono delle cose cui noi donne dobbiamo stare attente proprio per la questione del fatto che noi abbiamo un sistema riproduttivo che crea esseri umani e quindi siamo molto più sensibili a tutte quelle che sono i cambiamenti che avvengono nel corpo e i fattori di stress, soprattutto iniziali, del digiuno intermittente. Quindi meglio di no, cioè meglio non farlo in gravidanza o allattamento. Però ti posso dire una cosa: devi stare proprio tranquillissima perché io ho tre bambine e sono tornata in forma dopo la mia terza figlia molto meglio di come ero prima di avere la prima. È solo una questione di costanza, dedizione e usare gli strumenti giusti poi per tornare in forma. Però considera che ci hai messo quanto? 9 mesi a fare un essere umano? Datti almeno 9 mesi di tempo per tornare nella situazione di prima. Durante il primo giorno di ciclo ho ceduto agli zuccheri. Oh, come resisti? Allora, prima cosa che vi voglio dire, questo prescinde il fasting e qualunque tipo di dieta. Allora, se vi capita di sbarellare e di andare proprio crazy e mangiare, sia che siete a digiuna, cioè se ci scappa il cheat meal dell'ultimo secondo, quello non programmato, che cosa devo fare? Allora, primo, non andare nel pallone, non impanicarti, non sarà un giorno che cambierà le cose. Secondo, anche se, per esempio, se ho avuto una giornata in cui ho mangiato tantissimo, okay, ho veramente sforato, esagerato, potrei avere la tentazione il giorno dopo di fare digiuno. Allora, idealmente fare fasting dopo una giornata in cui ho mangiato di merda potrebbe essere una buona idea, nel senso che di base va bene. Nel senso non mi fa male, però non dovete punirvi. E questo io voglio solo parlare del processo mentale che ci sta prima. Cioè, se io lo faccio perché dico, ok, ho fatto un po' la merda domenica, un po' esagerato, che c'era il fight dell'UFC, che insomma, a me capita, ragazzi, cioè, mi è capitato tra l'altro di recente di aver mangiato troppo quella giornata, il giorno dopo. E dici, ok, che cosa faccio? Allora, se sono tranquillo,
e non ho nessun senso di colpa del fatto che mi sono mangiato il cazzo che volevo quella sera. Posso fare digiuno il giorno dopo, sappiate solo che sarà un pochettino più fastidioso, perché già quando mangio male sono abituato a mangiare bene, poi la sera, io non so voi, ma io sto di merda proprio. Ma se ho mangiato male, sono abituata a stare bene, il giorno dopo potrebbe essere che abbia quelli che si chiamano i cravings, cioè che io ne voglia ancora di più, perché poi è questo che fanno, no, gli zuccheri, un po' come la droga, no? Sono addictive, cioè hanno un agente che vi rende un po' dipendenti, no? E vi fa venire voglia di mangiarne di più. Quindi ideale sì, fare digiuno dopo un cheat day va bene, però per favore non fate veramente i cretini che si autopuniscono non mangiando perché hanno mangiato male, perché questo è, non c'è niente di più lontano dal messaggio che vi voglio mandare di questo. Io come resisto? Beh, allora, ragazzi, la prima soluzione, non li comprate. Cioè, non li comprate. Perché anche io se ce li ho in casa, finisce che a un certo punto le mangio. Perché poi ce l'hai quella giornata in cui dici, vabbè, oggi mi hanno fatto incazzare tutti. Ma me lo merito e mi mangio ciò che poi non ha senso, no? Però ce l'abbiamo tutti quella giornata del cazzo, ce l'abbiamo tutti il momento in cui abbiamo così tanta voglia che ci viene da cedere, quindi primo passo non averceli in casa. Se hai cose in casa, per esempio, se proprio devo avere qualcosa, cercate di avere qualcosa che sia magari più verso il keto, che vuol dire più grasso e no carboidrato. Però anche lì, e perché poi io ve lo dico perché io le ho passate tutte queste robe, e che uno dice vabbè dai, tieni i dolci sani in casa. I dolci sani tendenzialmente hanno tipo il 4 volte le calorie di quelli malsani, e poi se ce li hai poi te li mangi tutti, alla fine ingrassi lo stesso, perché sano non vuol dire che faccia dimagrire, sano vuol dire che non mi fa male, ma comunque nel culo mi va lo stesso se me ne mangio troppi. Quindi sì, è vero, teneteli in casa, ma tenetene pochi. Bisogna trovare un po' questa balance. In ogni caso, ok, hai mangiato degli zuccheri, va bene, sti cazzi. Quella ora la puoi dimenticare, puoi tornare a riprendere il tuo digiuno, oppure dire, vabbè, ora ho interrotto il mio digiuno con gli zuccheri, è stata un po' una scelta del cazzo, ma va bene così, adesso mangio e mangio sano. Quindi ho ufficialmente interrotto il mio digiuno, comincio a mangiare e mangio sano. L'unica scelta che non devi fare è, babbo, oramai mi mangio una cheesecake. No, sono sempre, ne hai mangiati, va bene. Non mangiarne di più, quelli sono più che sufficienti. I wish I knew Italian. You can always learn, and we are doing memory technique seminars. Check the page Genius in 21 Days. This is how I learned English in very, very little time. Poi, tempistiche può essere tollerato, in che senso? Cioè, ci sono digiuni di vari tipi. Io adesso vi ho parlato del 16-8, 12-12, ma sapete che c'è della gente che fa dei digiuni di 24 ore? Ovviamente sono più vado avanti nelle ore, più cambiano i benefici. Cioè, non è che you're welcome. Non è che i benefici aumentano sempre esponenzialmente. Dopo un tot di ore, alcuni benefici vanno via e ne arrivano degli altri. Ci sono anche dei digiuni che sono più adatti rispetto all'età. Ragazzi, io sto studiando e vi sto veramente preparando un sacco di roba. Vi dico solo che in linea, cioè in coda, ecco, per voi ho un video su come rimediare al cheat meal, cioè se mi capita, quali sono le cose giuste da fare, ne ho un altro per atleti, il digiuno intermittente per atleti, ho in coda anche quale tipologia di digiuno sia meglio, se fare quello dalla sera alla mattina, cioè tipo primo pomeriggio, oppure più durante la giornata e poco della notte, cioè ce ne ho in coda di argomenti di cui parlarvi, è solo che io sono una sola e quindi le tempistiche per fare le cose sono quelle, senza contare oltre che ho anche un sacco di altre cose. Allora, cena del giorno del digiuno con uova, pomodori e avocado è ok? Sì, va benissimo, puoi anche
i pomodori possono anche andare e io ci butterei dentro una verdura tipo degli spinaci. Cosa pensi del digiuno fatto tutti i giorni? Penso che non sia funzionale. Onestamente no. È meglio un giorno sì, un giorno no. È una di quelle cose che dici, perché vi devo convincere a non digiunare? Non sto scherzando, però mi capita con un sacco di persone che mi dicono, ma io mi sento così bene. Sì, però all'inizio, quando non siete esperti con il fasting, tutti i giorni è qualcosa che, se non state attenti a quello che fate, rischia di essere controproducente. Dove è andata la schermata con le vostre domande? Ah, hello! Eccole qua! Allora, fatto è, tempistiche può essere. Ho la possibilità di un'ora intera. Ok. Meglio evitare cannella e sale per una volta? E ridurre le tempi. Ok. Cerco sempre di bere acqua e sale, tè alla cannella un'ora prima di interrompere. Ah, se non ho la possibilità di un'ora intera. Ok, allora cerco sempre di bere acqua e sale e anche il tè alla cannella un'ora prima di interrompere. Ma se io non ho la possibilità di un'ora intera, è meglio evitare o per una volta ridurre le tempistiche? Guarda, il fatto è questo. La cannella, l'acqua e sale lo puoi cominciare a bere da prima, nel senso dalla seconda metà del tuo digiuno. Quindi se io digiuno per 16 ore, nelle 8 ore finali comincio con acqua e sale, perché l'acqua con il sale riduce, vi aiuta a far scendere il cortisolo. Quanto sale? Ok, lo faccio. State lì e vi faccio vedere quanto cazzo sale metto nell'acqua, perché questa è la domanda che mi fate sempre. Quindi, dov'è la mia borraccia? Aspettate che la prenda. Ok, allora, questa non è la mia borraccia, ma questa è una borraccia enorme, ok? Non so quanto sia, ma lo vedete che è più grande della mia testa, ok? Ora prendo il sale. Eccolo. Allora, sale rosa, sale rosa, ok? Lo vedete? Guardate. Così. Queste io me... Boh. Lo vedete che lo vado a occhio. Quanto ne avrò messo? Un cucchiaino scarso in tutta questa acqua che io mi bevo nelle 8 ore successive. Una volta che ho finito questa, non è che devo continuare. Cioè, va bene. Se mi piace e se vi fa sentire meglio, perché questi sono sali. Prima di cominciare il digiuno intermittente, io ogni mattina mi svegliavo e bevevo un bicchierone di acqua tiepida con del sale dentro e del limone. Non lo faccio più nei giorni in cui digiuno, perché il limone interrompe il digiuno, perché sennò lo farei. Quindi, questo era il nostro argomento acqua e sale. Risolto, spero, fino alla prossima domanda. E poi meglio ridurlo. Allora, no, in realtà sarebbe meglio che cioè ci vuole un tot di tempo perché la cannella che simula il picco glicemico. Sei bravissima, grazie mille. Grazie, davvero. Allora, ci vuole... il sale non è un problema, cioè lo puoi bere quando cacchio ti pare, però ovviamente lo devi bere prima di interrompere il digiuno, perché non fa in tempo a fare effetto, fondamentalmente. Un'ora prima va bene. Se hai meno di un'ora, va bene lo stesso. Piuttosto spingi un pochettino di più il digiuno, ma proprio quel pochettino, perché ci va un pochino di tempo almeno per la cannella di arrivare giù e fare tutto quello che deve fare, cioè simulare un picco glicemico. Perché se, nel senso, ok, non fate sta cazzata, per favore, mi è appena venuta in mente. Bevo il tè con la cannella e mangio. No, perché allora tanto vale mangiatevi un pezzo di pane, perché l'effetto è questo. La cannella apre le finestre delle nostre cellule. Se io poi subito dopo ci butto dentro il mangiare, no, non va bene. Io quello che voglio fare è bere la cannella e lasciare che faccia il picco, poi scenda e a quel punto mangio. Quindi un'ora va bene, meno di un'ora dipende. Cioè, se me lo fai 10 minuti prima non me lo fare. Devi avere fisicamente del tempo perché avvenga questa cosa. Quindi piuttosto prolunga il digiuno. Non ce la fai, non sarà quella cannella ad ucciderti. Però non prenderla a sto punto.
Love your page, grazie. Bello quando usano i bot. All'interruzione del digiuno, invece del petto di pollo, posso mangiare 3-5 noci? No, mi spiace. Pezzo di pollo. Cioè, le noci, a parte i 3-5 noci, a me non me ne accorgo neanche. Però, no, non mangiare i grassi. Interruzione del digiuno, ragazzi, non mangiate i grassi. I grassi teneteli per dopo. Proteine magre, gamberetti, cappe sante, tonno al naturale, pollo, fesa di tacchino. Mi viene in mente altro? Io ho finito, cioè io queste sono le cose che mangio. Ciao Serena, io parto dalle basi, se volessi iniziare come si fa? Si va sul mio Instagram TV o sul mio YouTube e si guardano tutti i video. Sì, ho bisogno che guardi i video sulla mia Instagram TV, perché lì spiego tutto tutto. Sgombro, va bene? Tutto e pesce, ragazzi, tutto il pesce magro, benissimo. Mi dici sì, 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 sì. Sulla mia pagina, tesoro, vai su Instagram TV e trovi tutti i video. Se hai bisogno, scrivimi in direct message e ti mando il video. Ah, e poi nei miei highlight ho messo intermittent fasting e lì vi metto tutte le immagini, le cose, gli studi, le domande. Quindi andatevela a vedere quelle cose. Poi, seconda parte. 4 giorni a settimana di seguito alternati. Meglio alternati. Come distribuire i pasti nelle 8 ore? Cosa è consigliabile mangiare? Allora, i pasti... Mi fai morire sei top, grazie. Allora, adesso arrivo da... Aspetta, te ti tengo e qua. Finisco il mio digiuno alle 6 di mattina. Cosa mangio a colazione? Interrompi il digiuno con delle proteine magre e poi dopo un'ora e mezza mangia la tua colazione. E questa si collega all'altra domanda, cioè cosa è consigliabile mangiare. Allora ragazzi, vi ho fatto anche un video che ho girato proprio oggi riguardo a tutto questo discorso. Il consiglio migliore che vi posso dare è questo: vi si restringe lo stomaco a fare digiuno intermittente, anche se lo fate 2 volte a settimana, anche se lo fate a giorni alterni, non importa, ve ne accorgerete, perché mangiate meno per forza, che lo vogliate o meno mangerete di meno. Però quindi quello che vi consiglio io è di giocare in modo strategico, cioè il problema, se io non sono abituato a tenere sotto controllo quello che mangio, è che quando vado a interrompere il digiuno durante i miei giorni di digiuno, ho la tendenza magari a mangiare subito tanto o fare delle scelte alimentari che non sono ideali. Per cui vi consiglio di scaricarvi l'applicazione MyFitnessPal o qualsiasi altra applicazione che vi permetta di tenere sotto controllo quello che mangiate. Quando fate i giorni di digiuno, tenete sotto controllo quello che mangiate, cioè loggatelo dentro, avete la possibilità di inserire i dati dentro. Questo vi dà subito un chiaro e preciso quadro di come siete efficienti nell'alimentarvi durante il digiuno intermittente, perché attenti bene, drizzate le antenne. Quando io faccio digiuno intermittente, ragazzi, quello che voglio fare è mangiare con un piano. Perché non voglio rischiare di non darmi la possibilità, il tempo, perché mi sono già cazzo scassato la prima mezz'ora. Non dovete non darvi la possibilità di mangiare i vostri broccoli, le vostre verdure, le vostre vitamine, perché dovete fare delle scelte alimentari sagge e strategiche. Non potete riempirvi solo con una cosa. Soprattutto se è una cosa di merda, ma questo è tra parentesi e lo voglio dare per scontato, anche perché se siete qui a prendervi cura di voi stessi, mi spiegate che cazzo vi mangiate il burrito dopo che avete interrotto il digiuno? Cioè nel senso, sì, vabbè, lo potete fare, però non aspettatevi grandi risultati. A meno che non siate abituati a mangiarvi intere carovane di bestiame, e allora in quel caso si tratta solo di ridurre le quantità. Però... ragazzi, dovete fare una scelta saggia e ponderata. Che vuol dire, per alcuni, se avete bisogno di scrivervele le cose che volete mangiare, dovete scrivervele e dividerle in piccoli pasti.
Il digiuno intermittente vi permette di avere tanta flessibilità, ma questa flessibilità ha un costo. E questo costo si chiama essere preparati e avere un piano. Per essere flessibili, prima dovete avere un piano, perché poi dal piano potete fare le modifiche. Quindi, per le prossime settimane, chi si trova in difficoltà, e cioè per chi si applica, per le prossime settimane voglio che teniate sotto controllo nei giorni di digiuno quello che mangiate, e dopo che avete capito, lo vedete subito, cioè se mangiate 800 calorie al giorno state sbagliando, ok? Con MyFitness the Spalla avete anche la possibilità di fare un calcolo del vostro fabbisogno calorico. Ora, io non sono una che crede che le calorie siano un'unità di misura sensata. No, onestamente non lo penso, ma quello che penso è che sono un'unità di misura, quindi vi dà un modo di misurare, vi dà comunque dei riferimenti da avere. Lasciamo perdere tutto il discorso della caloria, non caloria, ma parliamo dell'unità di misura. Vi fa rendere conto, vi dà un quadro di come cazzo mangiate. Una volta che sapete come cazzo mangiate, sapete come dovete modificare quello che mangiate. Ce la voglio fare e ce la farai. Oggi ho iniziato il digiuno intermittente, ho mangiato le proteine magre all'interruzione e la verdura un'ora dopo, ma se dopo un altro paio d'ore avessi di nuovo fame, cosa mangio? Sempre le stesse cose. Consiglio assolutamente importantissimo. Se volete avere dei risultati della Madonna, nei giorni in cui digiunate, mangiate keto, che vuol dire non mangiate carboidrati. L'unico abbinamento che potete fare è grassi, proteine e ovviamente qualunque le verdure le mangiate quelle che volete, ok? Quei carboidrati delle verdure non contano. Io parlo di patate, patate dolci, riso, pasta, cereali in generale, se li eliminate dalla vostra dieta proprio tutti, da tutti i giorni, è ancora meglio. Cioè ci sono tante piccole cose che potete fare per ottenere dei risultati della Madonna, non solo in termini fisici, ma proprio in termini di salute. Ma se mi chiedete cosa vi consiglio di mangiare, io ieri ho messo un video di uno delle mie piatti preferiti, una bella bistecca con l'avocado. E poi mi mangio la verdura, tipo insalata, spinaci, broccoli. Io mangio sempre broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles e rape. Se voi guardate le mie storie, vi renderete conto che la mia alimentazione non è così tanto fantasiosa. Sì, magari nelle combinazioni di queste cose qua che mangio, però questo mangio. Il brodo di ossa l'ho trovato su internet, ma costa una sassata. Sì, sono degli psycho, veramente. Io non so che gabbo, lo so. Sto cercando una soluzione anche per voi a questo problema del brodo di ossa, però se andate dal macellaio è vero, è lunga ed è una rottura di balle, però magari ve lo potete fare tipo la domenica e congelarlo in varie porzioni. Ci sono tante ricette per il brodo di ossa che si trovano, alcune sono, cioè sono, no, tutte sono, tutte si fa il brodo di ossa. Tenete presente, il brodo di ossa non è obbligatorio. Possiamo bere tre cannella anche già da 8 ore prima? Sì, io me ne sono bevuto una tazza prima di fare il live. Assolutamente, non c'è problema. Cioè, questo è per chi dice la cannella fa male. Non avete idea di quanta cazzo di cannella dovete mangiare e bere perché sia tossica. Cioè, ve la dovete, altro che la cannella challenge, ve la dovete sparare in vena. Vanno bene anche le proteine in polvere. Considera questo, le proteine in polvere sono, se parliamo di proteine normali, non vegetariano vegane, sono derivate del latte. Noi già di base siamo piuttosto sensibili al lattosio. Se poi lo assumi in una condizione in cui il tuo corpo è ipersensibile perché hai digiunato, rischi di correre al bagno al distante tipo, oppure che questo non sia l'alimento migliore per te. Però una delle proteine che puoi mangiare sono le proteine del pisello. Aspettate qua che ve le faccio vedere. Eccole! Interruzione del digiuno per chi ha poco tempo e per chi è vegetariano o vegano. La Sun Warrior è una marca che è anche in Italia, fa queste proteine
Allora, raga, sono proteine del pisello, cioè non è che vi potete aspettare che siano fantasmagoriche. Sono, come valori nutrizionali, vanno benissimo. Per il digiuno, per interrompere il digiuno, vanno benissimo. Le mangerei se non andassero benissimo per il digiuno? No, assolutamente. Però vanno bene per il digiuno, quindi le mangio. Sono buone, ho mangiato di peggio nella mia vita, ragazzi, ma e anche volontariamente, quindi proprio vanno bene, sono delle proteine vegane, sono buone per essere delle proteine vegetariane. Cioè il latte non fa bene, però è buonissimo. Allora, ma puoi dare dei consigli di piano alimentare per i giorni non fasting? Con le regole del digiuno mi sento più controllata, negli altri giorni tendo a sgarrare. Allora, vi posso dire una cosa, non pensate ragazzi che, allora mi posso permettere dato che digiuno, perché così veramente remate contro voi stessi. Io posso dirvi che sono cresciuta a pasta, sicuramente a un pasto tra il pranzo e la cena tutti i giorni. Io vengo dall'Italia e mi sono trasferita in America 7 anni fa, e però prima vivevo in Italia. Ecco, elimina i cereali, eliminali. Lo so che non è, cioè poi in Italia dire una roba del genere è un affronto, però eliminali e concediteli una volta a settimana. Io su cosa mangi in un giorno, ma certo che lo posso fare, ci ho già pensato di fare proprio tipo, ovviamente non è che vi tengo 24 ore, però di fare un video montato di una mia giornata dove mangio, anche se vi dico già, non è che non aspettatevi di vedere chissà cosa, perché io mangio veramente sempre le stesse cose. Io mangio tanta verdura e proteine. Pesce, carne. I miei carboidrati sono patata dolce, riso, però non sempre, e basta. Comunque ve la faccio assolutamente. Verissimo, lo sto riscontrando, piedifico cosa mangiare e quando, e fa benissimo, brava. Io mangio sano, ma il mio stomaco non si riduce, mi rendo conto di riempirmi di verdure, forse troppe. Prova a cambiare l'ordine con cui mangi le cose. A me è bastato quello. Ho cambiato l'ordine con cui mangiavo le cose e così non mi uccidevo di verdure. Cioè le verdure le mangiavo, tipo mangiavo subito le mie proteine e poi subito dopo le verdure. E così, perché io avevo il problema che mangiavo tantissime verdure all'inizio e poi però mi veniva fame perché non mangiavo abbastanza proteine e grassi, per cui cambia l'ordine, fai proteine, grassi, verdure. Riformulo la domanda: cosa mangi nelle 8 ore di non digiuno? Nelle mie 8 ore di non digiuno le combinazioni sono due possibili, ok? Proteine, grassi oppure carboidrati e proteine, o una o l'altra. Quindi le proteine o le mangiate solo con i grassi o le mangiate solo con i carboidrati. Non mettete carboidrati e grassi insieme nei giorni in cui digiunate, non fatelo. Ci dai una keto per chi fa sport? Questa non è un'alimentazione keto, questa è un'alimentazione di intermittent fasting. Farò un video per intermittent fasting per lo sport. Perché non vanno bene i cereali integrali, tipo riso basmati integrale, farro, avena? Perché di base i cereali, se... Allora, io vengo dal mondo della paleodieta, quindi... I cereali di base creano un'infiammazione sistemica più o meno elevata o rilevante nel nostro corpo. Io vi devo dire che da quando il mio consumo di cereali è ridotto all'osso, i miei livelli di salute sono aumentati. Quelli di voi che mi seguono da poco non sanno. Io 2 anni fa... Sono diventata molto più consapevole del mio stato di salute e mi sono sempre presa cura di me stessa tantissimo, ma sono diventata per un
6 mesi una piccola cavia da laboratorio. Mi hanno fatto qualunque tipo di esame, ero sempre a fare gli esami perché non si capiva cosa ci fosse che non andava. Non stavo bene, proprio non stavo bene, avevo delle anche delle sensazioni proprio un po' del cazzo. E tutto è partito da quando mi hanno diagnosticato l'osteopenia, che è una perdita costante di minerali nel corpo. Questo non c'entra niente col digiuno intermittente, ce l'ho da tantissimo tempo. Vi devo dire che io sono... la mia salute è aumentata tantissimo, tengo sotto controllo questa situazione ovviamente, ma è come sto, come mi sento. Io da quando ho eliminato i cereali veramente sono cambiate tantissime cose. Provate, se non volete eliminarli, diminuite nel consumo. Acquistate le proteine, comprate già ottimo, dieta keto, sempre più fasting. Allora, keto diet unita al fasting è la combo perfetta. Keto diet più fasting, combo perfetta. Però se state cercando informazioni sulla keto, non ho messo niente io ancora. Quando finirò il grande blocco dell'intermittent fasting, potrebbe essere che metta delle cose sulla keto diet, però sappiate solo che keto diet più fasting, combo perfetta. Quindi dovrei eliminare anche il farro a colazione. Sarebbe meglio, ok? Riducete nel consumo. Se la parola eliminare vi fa cascare via le mutande, trasformatela in... Ok, allora, sul lungo termine, ragazzi, cambiare la direzione di una freccia, questo me l'ha insegnato Luca, è bellissimo. Se tu scagli una freccia e cambi solo di un grado, immediatamente non vedrai, non te ne accorgerai nemmeno del cambiamento. Ma sul lungo termine è un cambiamento epocale, perché sono due direzioni diverse. Per cui qualunque cambiamento è un buon cambiamento. Non fate la minchiata di dire vabbè, se tanto, cioè una volta non cambierà un cazzo. No, perché se no siete come quelli che dicono ah vabbè, cosa c'entra? Anche se io non tiro una carta per terra, che cazzo vuol dire? Vabbè, comincia a non tirarla. E come dicono le mie figlie, sì, ho capito, e tu comincia a non farlo. Perché veramente, ragazzi, un cambiamento piccolo vi può fare la differenza tra 5 mesi che nemmeno ve lo immaginate, o magari è l'inizio di un percorso immenso, e tra 6 mesi siete il più grande esperto di keto diet che ci sia su internet. Cioè, capite cosa intendo dire? Non chiudetevi le opportunità solo perché sembra una cosa piccola. Intanto falla e vedrai. Grassi sani da assumere durante il digiuno. Durante il digiuno no, a interruzione del digiuno. Per le donne, noci brasiliane, perché ci servono per reintegrare. Grassi sani, io mangio tantissimo avocado, cioè proprio tantissimo. E quello è il grasso sano per eccellenza, per quanto mi riguarda. Oppure le noci brasiliane, le noci. A me piacciono tantissimo le nocciole. Però cerco di non strafogarmi dello stesso tipo di roba, e poi di non strafogarmi in generale di noci e nocciole. Però mi piacciono tantissimo e comunque ne mangio un sacco, tra parentesi. Nei giorni di non fasting, come dicevo, già solo ridurre il consumo dei carboidrati, mangiate con un ordine, riempitevi con le proteine, i grassi sani e le verdure. Che per chi è allergico al nickel, porca puttana, dimmi cosa ti hanno detto i medici da evitare, così così sulla punta della lingua dovrei fare un paio di ricerche. Nei giorni di digiuno la frutta viene considerata anche un carboidrato da non mangiare? Allora dipende, se faccio la keto sì, se seguo un regime keto diet strict sì, le devi evitare. Se invece voglio semplicemente mangiare sano, puoi mangiarli i carboidrati, assolutamente, ma
non unirli a grassi. Mangiali da soli o con delle proteine. Però non, cioè, la mela con il burro di mandorle, non nei giorni di digiuno. Ma la frutta, quante ore dopo il digiuno? Io ne mangio tantissima di frutta, a me piace tantissimo, però vi ripeto, la combinazione mia è carboidrato proteine oppure grasso proteine. Quindi quando mangio la frutta non mangio i grassi in quel pasto, non in generale, in quel cacchio di pasto. Ma specifici, i grassi quali? Più specifici di così mi sa che sto rispondendo indietro. Adesso ti vuoi riposare, hai tanta energia da vendere, complimenti per tutto e grazie. Sì, ora mi riposo, grazie. Ah, cosa sto facendo? Anche a me l'hanno diagnosticata circa 3 anni fa, tesoro. Guarda, a me, sai com'è? A me se ne sono accorti perché mi sono spaccata la gamba e la mia gamba non guariva. E poi sai qual è la cosa, la rottura di coglioni più grande di avere l'osteopenia? È che mi si spaccano i denti, mi sono spaccata i denti come un popcorn, però sto tenendo tutto sotto controllo, per cui non vi dovete preoccupare per me. Keto cos'è? Keto diet è un regime alimentare che esclude completamente i carboidrati. Io soffro di pressione bassa costantemente, anche quando mangio il digiuno potrebbe influire in modo negativo o non cambierebbe poi di molto. Allora, io non sono un medico, non posso in nessun modo e non voglio soprattutto sostituire o mettervi in testa che la mia opinione possa valere di più di quella del vostro medico che vi conosce, che vi vede di persona. Quindi puoi assolutamente, se hai la possibilità di parlare con il tuo medico e se è un medico di cui ti fidi, se no trovane uno di cui ti fidi, parla con questa persona, spiegagli il digiuno intermittente e quello che avresti intenzione di fare e lui ti saprà dire sì, no, nel tuo caso, e magari ti saprà dire sì, lo puoi fare, però aggiungiamoci anche questa cosa qua. Quindi non voglio dirvi di sì con leggerezza. Anacardi, con le altre noci muoio. Sì, però tesoro, tu non sei vegetariana o vegana, quindi no, va bene. Guardati però il video che ho fatto sull'intermittent fasting per donne, perché consiglio la frutta secca ideale. Io ho una patologia autoimmune, sto seguendo un'alimentazione prima del cereale, il glutine e la lattosa, non ci volevo credere, però miglioramenti ci sono veramente. L'unica cosa che è tostissima, lo so, perché poi tu che la segui, non è che puoi essere flessibile, tu la segui, però vedi che risultati arrivano. E per le malattie autoimmuni è proprio consigliato l'eliminazione dei cereali. Formaggi magri tipo fiocchi di latte, sì. Ok, allora i latticini io non ve li sto sconsigliando, vi dico solo che non interrompete il digiuno con i latticini e i latticini sono, il nostro corpo è sensibile, sia quando siamo a digiuno che quando non lo siamo, il nostro corpo è sensibile ai latticini, quindi se i latticini mi danno problemi sarebbe meglio non mangiarli, però a me capita di mangiarla, a me capita di non farmi l'omelette con il formaggio, i fiocchi di latte sì, vanno benissimo. La salvi questa diretta sera? Sì, assolutamente, la sto facendo anche su YouTube. Nickel, niente pomodori, crostacei con le pinze, insalata foglia larga, meglio evitare. Evita tutte quelle cose, concentrati sulle cose che puoi mangiare, perché comunque la fesa di tacchino la puoi mangiare. Oh, che cazzo, non mangerai i crostacei. Mi spiace perché sono molto buoni, però sti cazzi. Evita tutto quello che devi evitare, ma sarà un pochettino più noiosa magari la tua alimentazione. Io invece sono insulino resistente, mi è sempre stato consigliato di abbinare i carboidrati e le proteine per ridurre il carico glicemico dell'intero pasto. Va bene, l'importante è che non ci metti i grassi. Io non sto demonizzando i carboidrati, vi sto solo dicendo che sono due le combinazioni. Grassi, proteine, carboidrati, proteine. Entrambi vanno bene, l'importante è che non mettiate carboidrati e grassi insieme. La banana con la crema di noce. È la ricetta della... Allora, è ovvio, ci sono mille ricette. Raga, anche io mangio la banana col peanut butter, mi piace da morire. Io sto solo ed esclusivamente parlando dei giorni in cui digiunate. I giorni in cui digiunate, ragazzi,
non cercate di trovarvi il dolcetto da mangiare o la cosina particolare, rimanete basic e non sbagliate. Ok, qua ho finito. Cos'è meglio mangiare la sera prima del digiuno? La sera prima del digiuno è ideale mangiare proteine più grassi, perché la combo proteina-grasso mi tiene pieno più a lungo. Vi ho fatto un esempio che è lo yogurt greco con le proteine. Proteina più grasso. Anch'io ti adoro, ciao. Tenerissimo. Ho notato che quando faccio digiuno intermittente migliora il metabolismo possibile. Ieri ho trovato 3 studi diversi che hanno proprio dimostrato che durante il digiuno, cioè il fasting, aumenta il metabolismo. Lo aumenta. L'unica cosa che dovete veramente fare super attenzione è non abbassarvi il metabolismo perché mangiate di merda. Cioè, interrompo il digiuno e ho talmente tanta fame che non guardo che cacchio sto mangiando, mi riempio immediatamente di cibo che non è poi così nutriente e faccio questo un giorno sì, un giorno no, per un paio di mesi, indovinate cosa succede? Mi abbasso il metabolismo, perché sono un pirla, non perché faccio digiuno. Quindi mangiate cibo sano quando potete mangiare. Ma se la sera prima del digiuno è consigliabile di mangiare proteine grasse, il giorno del digiuno devo evitare i carboidrati? Beh, aspetta. La sera prima del digiuno è consigliabile di mangiare proteine grassi. Il giorno del digiuno, allora, se segui uno stile di vita keto, evitali i carboidrati. Se no, riducine il consumo e durante il giorno di digiuno non mangiarli, oppure se li mangi abbinali solo alle proteine, non ai grassi. I carboidrati è meglio non mangiarli mai. Non lo so, cioè dipende, cosa vuoi ottenere? Nel senso, io penso di no, io penso che i carboidrati vadano mangiati, sono buonissimi, non è meglio. Sì, mangiateli, però mangiateli sani. E se voglio perdere peso, non uniteli ai grassi. Cioè, non esiste una... No, in realtà sì. Allora, raga, tutto si può mangiare. Tutto, letteralmente qualunque cosa si può mangiare. Ci siamo. Magari è l'ultima cosa che mangiate. Questa è una battuta della mia amica Esmeralda Galazzini, che un giorno mi ha detto, vabbè, tutto si può bere. Magari è l'ultima cosa che bevi, però... Ok. Tutto si può mangiare, raga. Tutto si può mangiare. Dipende da quello che volete ottenere. Ok? Se io sono super nel perdita di peso e voglio fare una roba specifica e mirata per la perdita di peso, allora ti consiglierei di comincia a, nei giorni di digiuno, evitare i carboidrati. Ma non ti dirò elimina i carboidrati, perché sennò ti direi fai la keto diet. Ma ragazzi, se fate la keto diet, prima informatevi su cos'è la keto diet, come funziona, quali reazioni ha nel vostro corpo, cosa succede quando esco dalla chetosi e comincio a mangiare normalmente di nuovo, quanto tempo ci vuole per entrare in chetosi, quanto tempo ci vuole per uscire dalla chetosi, quali sono le cose, le non controindicazioni, ma cosa mi devo aspettare che accada nel mio corpo quando faccio cheto. Occhio a prendere i carboidrati e spararli fuori dalla vostra alimentazione senza prima esservi informati su cosa cambia nel vostro corpo. Io non faccio la keto diet per questo motivo, perché non sono ad oggi disposta ad andare through, cioè passare dentro a tutto quello che comporta fare un regime di vita keto. Per cui io mangio i carboidrati, non li mangio nel giorno del digiuno. E basta. I legumi con cosa... I carboidrati è meglio non mangiarli mai. I legumi con cosa posso abbinarli? Io ti consiglierei i legumi tendenzialmente di non mangiarli proprio, però con le proteine. Yogurt greco con creproteine. Puccio alla fetta di tacchino. Allora, lo yogurt greco con le proteine è la sera prima. Ok, mettici le proteine normali, puoi metterci queste,
se sei un amante del vegano, vegetariano, oppure le proteine normali, perché qua stiamo parlando della sera prima. Quando interrompo il digiuno? Solo le proteine, ragazzi, non dovete mettere null'altro. Ok, dipende da cosa voglio ottenere, giusto, esatto. La pasta con le farine di legumi, sì, io l'ho mangiata, ce l'ho nella dispensa, si chiama Banza, mi faceva troppo ridere il nome, mi ricordava mai dire Banzai. Sì, è buona, non la mangio sempre, però la mangio, non nei giorni di digiuno. Il digiuno dalle 15 alle 16 fino alla mattina dopo, interrompo con il tacchino, dopo un'ora yogurt greco, può andare, certo. Anche quando sei in digiuno entri in chetosi. Non entri in... Non è lo stato di chetosi della keto diet. I chetoni sono coinvolti all'interno dell'intermittent fasting, quindi all'interno del digiuno, quindi hai tantissimi benefici della keto diet tramite l'intermittent fasting, perché i chetoni, che sono come una benzina per il nostro cervello, vengono coinvolti, ma sono due cose diverse, ok? Entro in chetosi, ma non è la stessa tipologia di chetosi della keto diet. Ok, voglio finire queste ultime domande perché ci siamo quasi, che non voglio farvi un live di 72 ore. Ok, cos'è meglio di mangiare la sera prima del digiuno? Ah, questa l'abbiamo detta! Sullo stato là, può incidere negativamente sullo stato dell'appetito in generale? Nel senso che dici... ho meno fame e questa cosa non mi piace. Sì, sì, ed è per questo che se sei in questa situazione, assolutamente, a maggior ragione, scriviti cosa vuoi mangiare. Preparati i piccoli pasti, perché se sei come me, uno che io sono una che se è tanto concentrata nel lavoro e sta digiunando, rischia di dimenticarsi di mangiare, perché sono tipo laser focus. Per cui scriviti che cosa vuoi mangiare, dividitelo in pasti e poi mangiali. E così ti abitui, non ti preoccupare. A me farebbe piacere avere dei chiarimenti sull'introduzione del digiuno. Proteine magre, e questa è l'unica informazione vera di cui hai bisogno. Secondo te, Amadeus, ti sta seguendo, finisci tu e parte Sanremo. Grande! Nei giorni di non digiuno i carboidrati li mangi solo una volta? No, è indifferente. Ci sono giorni in cui ne mangio di più, giorni in cui ne mangio di meno, dipende dalla fame che ho e dalla voglia che ho, e soprattutto se ho fatto la spesa o no. Perché io tante volte sono diventata maestra nel riciclaggio del pasto precedente. Se invece mangi ogni 2 ore nelle 8 disponibili è normale, sì, e va bene. As long che mangiate. Dovete mangiare, ragazzi. Non mi fate i pirla che non mangiano, vi prego. Allora, vi lascio perché non vi voglio tenere di più. Iscrivetevi se volete al canale di YouTube, alle dirette, a tutto quello, insomma sto ancora figuring out come cazzo si usano i social, ragazzi, se devo essere sincera. Pensavo di saperne qualcosa finché mia figlia non mi ha fatto vedere come funziona TikTok e non ne voglio più sapere niente. Ciao Serena, ho iniziato con il giorno 5 mesi fa, non è solo per il peso, sto meglio, grande cazzo. Non importa anche se non riesci a farlo sempre, tesoro, va bene lo stesso, anche perché non lo devi fare sempre. Albumi come proteina magra, sì, vanno benissimo. Tutti i cereali, quando dico eliminare i cereali, parlo di tutti. Ragazzi, vi voglio bene, grazie di seguirmi, grazie per i messaggi, grazie di tutto, siete favolosi. Ciao! And, ok, di qua termina. Ciao!